Si sono esibite ieri in Friuli Venezia Giulia le frecce tricolori, ultima apparizione per quest'anno. Ricominceranno a volare a maggio per rappresentare l'Italia in giro per il mondo. L'inviata Marilu Lucrezio. Il volo acrobatico, i colori della nostra bandiera e il pilota che si butta giù impicchiata da 1500 metri d'altezza. Il lavoro di squadra e il coraggio di affrontare freddamente un rischio calcolato. Questo viene insegnato ai piloti selezionati ogni anno per entrare nella pattuglia acrobatica. La paura è un sentimento che sicuramente non va sottovalutato, secondo me aiuta durante la prestazione, però sicuramente è controllata, no? Questo perché si fa tanto addestramento. L'abilità tecnica è uno dei requisiti fondamentali per entrare nelle frecce, ma è importante anche il lato caratteriale, saper lavorare in squadra. I nostri piloti si sono esibiti quest'anno nei cieli di Francia, Olanda, Austria, Ungheria. E diciamo che all'estero l'emozione è ancora più forte perché si gioca un po' fuori casa, no? E sicuramente il sentimento italiano è ancora più vivo. E l'emozione forte è una volta che si atterra e si vedono le bandierine italiane, no? Accanto al ministro della difesa Mauro e ai vertici militari ci sono anche i piloti degli AMX appena rientrati dall'Afghanistan. Le missioni internazionali sono la nostra capacità, interpretando la nostra Costituzione, di contribuire alla pace nel mondo.